Guarda sto gioco, proprio. Ladies and gentlemen, welcome to GangoNerd! E siamo qui per parlare di Hunger Games, perché siamo appena andati a vedere Hunger Games e quindi impressioni a caldissimo proprio. È per questo che ci sta il joystick. Perché anche Hunger Games. Games. Quindi ricapitolo. Io sono Tachan. Io sono Ivy. E io sono Vash. Attenzione, questo programma potrebbe contenere spoiler. Vai. Allora, in generale non è stato male come film. Non mi dispiace, ecco, però non è uno dei miei preferiti, se devo essere sincera. Però niente male. L'unica cosa, non vi aspettate un film d'azione. C'è poca azione. Mm-hmm. Anche se tecnicamente i cosi lo danno come film d'azione. Sì, però diciamo che c'è l'azione un po'. C'è l'azione, no? Però ci sono dei momenti, l'hanno racchiuso tutto in un momento. È molto psicologico come film, cioè ti fa sentire proprio la tensione. Non è vero, secondo me. È un'opinione molto diversa. Allora, lui vota no. Io voto sì, lei vota sì. Io so, cioè, fine. Non c'è quella novità che si vedeva nel primo film. Allora, capito? Nel primo film, il fatto è che nel primo film c'è molta azione. Cioè, no, ci sono gli Hunger Games, è l'unico film in cui ci sono veramente gli Hunger Games. Allora, ma lì, aspetta, lì presentano gli Hunger Games, ecco la novità. No, tu stai strutturando una cazzo di idea dove ci stanno dei tributi che devono fare cose per guadagnarsi... per guadagnarsi la vita, la propria vita. Quindi cazzo, gli altri film, non mi fare una guerra come si vede, ma è sempre la stessa cosa. E cosa facevano altri Hunger Games? No, finiva il primo film e basta. Ma che cosa? Non aveva senso. Ma no, allora ci sarebbero rimasti, per carità, più punti da cazzo. Ma il fatto che succede a quello? Del libro la storia è così? Il libro è sbagliato. Molto originale, sa vivere in un mondo di storia. No, faceva una. Cioè, cercava di. Il problema qua sta nel fatto che la guerra così l'hanno fatta e rifatta mille miliardi di volte, sia in quanto riguarda libri sia in quanto riguarda film. Quindi non mi riproporre le stesse cose che io mi rivedo sempre. La prima parte, ammetto, cioè era una cosa originale, anche, cioè, anche riguardante l'azione, era proprio originale, anche se cioè, riguarda i film d'azione. Però dal secondo in poi, anche se nel secondo comunque ci sono stati Hunger Games, comunque ci sono delle parti che io non so se sono strana io, o le parti che mi mettono tensione, e questa cosa c'è sempre stata in tutti gli Hunger Games, mi piacciono proprio tanto, capito? No, ma in questo proprio è tutta una tensione. Ma pure nella prima parte nella prima parte era parecchio tensione. Quando vanno a salvare Pita, io stavo così, perché da un momento all'altro succedeva qualcosa, però non si muoveva a farlo succedere, succede quando meno te lo aspetti. Quindi queste cose qua a me mi piacciono troppo, cioè mi devono sconvolgere quando vado a vedere il film. Sì, non devo uscire, l'unica cosa è che, ecco, c'è stata la parte di tensione che è stata bella, gli effetti speciali che, vabbè, ormai la grafica ha raggiunto livelli abbastanza... Hai visto cose come l'hanno fatto bene? Quello si è morto più di un anno fa. Chi è? No, quelle scene non l'hanno fatto in CGI, per rispetto. Ho sentito questa cosa, non le hanno fatte le parti di Philip Seymour Hoffman, le ha girato, allora, la prima parte di Paul Walker, che le hanno modificato il fratello. Hanno fatto solo la modificato il fratello? Sì. Sì, ma era solo la parte finale. Ti sto a dire che non ha girato solo un paio di scene, perché quel film è stato girato tutto insieme alla prima parte. Capito? Lui la parte in cui Amy ci legge la lettera, secondo me la doveva fare lui. Da quanto ho capito, la doveva fare lui. Però mi dispiace perché. Eppure alla fine, quando hanno detto vedete stare il video finale, si vede la sgranato, sì. Quella pure lì non c'era. Però mi dispiace perché lui stava nel. Cioè, lui poteva. Ovviamente non ha potuto, però. Preso, cioè lui è una persona molto carismatica, quindi potevano fare molte più scene. È comunque un personaggio che deve rimanere dietro le quinte. È uno stratega. Lui manovra dietro le quinte. Però siccome manovra, giustamente. Lui però, deve dare l'input. Vabbè, dà anche frase, le parole. Qualche frase più ad effetto ci poteva stare. E infatti quella parte lì della lettera, quella secondo me doveva essere bella d'effetto.
perché doveva fargli il discorso finale. È una cosa generale, caso per il nuoto. Comunque apprezzo questa cosa che non l'hanno voluto rifare in CGI, perché effettivamente tipo quello di Paul Walker. Sì, la parte finale. Okay. Anche quella della macchina. Ma dopo, dopo la spiaggia. Sì. Ah, okay, quella si vede tantissimo che è fatto al computer, capito? Quindi vabbè, quello, cioè comunque quando una Zanzi scena muore, non è che possono farlo risuscitare. Infatti. Questa cosa di tensione era molto, cioè, prendeva un sacco, ti metteva un sacco tensione, vabbè, gli effetti speciali, vabbè, a me tantissimo. A lei pure. Noi siamo stati tutto il tempo. Sì, sì, metteva un sacco di tensione, gli effetti speciali molto buoni, l'unica cosa è che una volta successo il fatto, crollava. Cioè c'era un crescendo e poi crollava di botto e poi di nuovo la calma piatta, si ritornava a fare questa cosa molto psicologica, cioè io continuo a ripetere che era molto per far sentire sentire come Katniss, esatto, le tensioni delle scelte, sinceramente lo vedo molto della guerra come cosa, perché non è che uno durante una guerra sta sempre a fare, cioè soprattutto che loro non stavano in prima linea, sì, però non è una film d'azione, esatto, cioè, secondo me non è una film d'azione, cioè non è solo il primo in film d'azione, forse un pochino il secondo, qui siamo abituati, ecco il terzo, la terza, cioè il terzo diviso prima parte e seconda parte non è un film d'azione, è un film psicologico, sì, perché è molto moralista, sì, sì, è molto politico, sì, ci fa riflettere sulla guerra e sul senso che ha un genocidio. Eppure io non mi sono sentito, cioè, coinvolto in Katniss, molto sinceramente. Come, allora, io sono... Non è che tu ti devi sentire, che i registi hanno voluto questo, secondo allora, me. Vuole incentrarsi un sacco su Katniss. Allora, facci caso, più che sulla guerra, su Katniss. Sulla persona che riesce a cambiare perché, una cosa. E se perché... Una persona... Riesce non tanto di persona perfetta cosa. Che è l'eroe di turno come l'hanno reso solito, è proprio il fatto che lei doveva essere un simbolo per la ribellione, perché lei era perfetta, lei non aveva pensieri perfetti, non era perfetta, anzi ha avuto dei pensieri, ha fatto un bordello con Peter Gale, esatto, cioè non era assolutamente perfetta, e non credeva in se stessa, lei lo sapeva, però non era nemmeno troppo buona, perché personaggi secondari fatti malissimo. Cosa? Più che altro dimmi chi hanno. Allora, era tutto incentrato su Katniss. Sì, hanno avuto poco spazio. Vabbè, per me Finnick e Peeta sono. Ma non hanno detto niente. Come non hanno detto niente? Ma Peeta è una neva. Si sono sacrificati tutti per Katniss. E ma non è detto per Katniss in principio, è per l'idea, perché se Katniss moriva... Capito. Sì, ma l'idea l'ha impiantata Katniss, perché se Katniss al primo non faceva quello che ha fatto, quel cavolo che l'idea gli... Ma lei lo sa che l'ha fatto solo per salvarsi il culo, lei non l'ha fatto per l'imperione, non lo sapeva, sì, proprio. Sì, ho capito, però comunque ha fatto qualcosa di diverso, che gli altri non hanno avuto il coraggio di fare, non avrebbero mai fatto. Tutti i 75 Hunger Games, okay. 74 sì. Hunger Games prima, qualcuno poteva ribellarsi e non l'ha fatto. Ok, quello sì, per paura. Però questa volta, mentre prima c'erano molte più sfaccettature, chi era in un modo, chi era in un altro, qua in questo film stanno tutti, cioè sono tutti sciapi, pure cattivi. Per quanto Snow vorrebbe, allora io sono uno che nei film in generale ti fa sempre per il cattivo, qua non l'ho tifato. Ma è figo come cattivo. Io qua non l'ho tifato perché faceva, cioè era sciapo pure lui. Non era come al primo o anche al secondo. Non puoi considerare, cioè quando non aveva un potere effettivo. Quando nel momento in cui, allora, no, nel momento in cui si è accorto di aver perso il potere, di aver perso tutte le chance, si è arreso. No, perché si voleva salvare il culo. È sciapo già dall'inizio, prima di salvarsi il culo, era già sciapo lì. E non, pure i cattivi hanno sono dato stati poco fatti spazio. Male. Hanno dato poco spazio a tutti quanti, hanno perché alla fine tutto mandavano... sulla gnocca di turno e basta. Manda sta cosa, che a una certa si confondono i buoni e i cattivi. Infatti, è così, quindi... questa è la realtà, non ci sono buoni e cattivi. Perché alla fine in una guerra puoi pure arrivare a un punto in cui dici sto esagerando. Ci sono anche i cattivi non fuori di testa, non dittatori, non fanatici, che comunque alla fine possono ritornare sui loro passi o hanno più logica, non lo so. Cioè, io penso che comunque non ci siano più. Mi è piaciuto solo il fatto delle morti insensate che non le volevo. Quello è stato un pezzo dove veramente stavo tifando un attimo per Snow. Che le morti insensate? Che lui non fa morti insensate. Ah sì, sì, ecco, vedi, perché alla fine lui costruisce un piano, però alla fine lei è stata ancora meglio. La Coin, ecco, lei, la Coin è stata tutti gli estranei Strategica. Ma lei sì, è una stratega. No, è stata tutti gli strateghi messi. Se devo mettere una cosa, è che è stata geniale. Se devo mettere una cosa,
Mi ha colpito di più il primo, cioè la prima parte del terzo. Cioè nella prima parte del terzo io proprio pianto. Alla fine ho pianto. Questo qua non mi ha proprio preso a quei livelli. Ovviamente il finale è scontatissimo. Allora io il finale, scusate, avrei fatto morire Katniss il finale, mi dispiace. Sarebbe gli avrei fatta bello. Prendere quella cavolo di pillola. Sarebbe stato più bello però. L'avrei fatta morire, di solito questi simboli devono rimanere come tali nella vita. Io avrei sparato. Oppure io avrei sparato al momento che ha scoccato la freccia, gli avrei sparato. Esatto. Perché sai cosa? Più che altro non hanno messo i cecchini intorno alla coin perché pensavano che ormai era. Ah no, no, aspetta però, lo sai quale sarebbe stato un finale proprio d'effetto, ma proprio d'effetto. È morto Snow, è morta quell'altro, la Mifona. La coin. Se fai morire pure. Katniss e Pita, hai e tolto Gale. Il passato. E Gale no, perché ma Gale come non che no, Pita no. Se tu fai Pita no, solo Katniss aspetta, doveva morire. Io vi sto dicendo il finale perfetto secondo me. Se muore anche Katniss e Pita, tu hai tolto il passato e lo fai vivere solo come ideale. Cioè, vuoi mettere la potenza devi, di ma tu devi pure vedere che dal passato qualcosa risorge. Tu non puoi distruggere. No, hai fatto risorgere la democrazia. Volevo assolutamente che Katniss uccidesse Snow. Cioè quella cosa mi mostra. Ma perché? Qua. No, perché alla fine perché Snow alla fine ti fa. Ti fa pena, sì. Il problema è che quando pensi cosa ha fatto a Pita, mi vengono in mente. Non è questione di cosa ha fatto a Pita, perché Pita è ancora vivo. Allora cosa ha fatto a tutti gli altri? Li ha uccisi, gli ha sterminato la famiglia, gli ha distrutto la casa, gli ha distrutto i sogni, gli ha dato la schiavitù. Però sai che c'è, quando ti fanno certe cose, lavaggio del cervello, magari preferisci essere morto. No, perché poi vedi che Pita si riprende. Sì, si riprende sì, ma in quel momento, quando lui ha cercato di uccidere... Allora, a Pita è più brutto che gli hanno ammazzato la famiglia, che gli hanno distrutto la casa, questo è più brutto per Pita. Già. Perché poi alla fine si è beccato Katniss, quindi da. Non mi è piaciuto come hanno girato il finale, nel senso ci doveva essere una scena di impatto finale, ecco come se dovesse stato in dire, ma non proprio cosa io successe detto. Il problema è tipo il secondo, ti ricordi come finisce con l'inquadratura degli occhi di lei che mentre piange una certa cambia espressione e si fa incazzare, cioè si fa incazzare determinata ad andare avanti. È la tipica l'inquadratura è la tipica favola che cosa avresti messo come effetto. Non è il fatto di un effetto, non lo so come hanno. Cioè, tipo, uno mi aspettavo che finisse quando tornavano nella casa, e lì poteva essere già il finale. E poi mi aspettavo che finisse quando si abbracciavano nel letto, mi aspettavo già lì il finale. Continuava come se dovesse succedere qualcosa, un bel finale figo. In realtà non c'è stata una grande scena. Perché di impatto. Che c'era da dire? Lo so, è finito un po' in modo. Ah, ok, sono morto. Vabbè, c'è la pace. È figliato. La colonna sonora non ci ho fatto caso. Non c'era. No, vabbè, c'era. No, c'era, però. Ma non era. Anche quella secondaria. È abbastanza secondaria. Era tutto secondario. Là, a parte Katniss, era tutto secondario. La colonna sonora, se non la senti prepotente comunque, cioè tipo nei momenti di ansia eccetera non c'era colonna sonora, c'era molto silenzio e quello contribuisce a creare ancora più ansia. Sì, i momenti di silenzio creano un'ansia. Così. Erano però gli ibridi quelli. L'horror ti deve inquietare, l'horror è quella cosa che la notte non dormi perché ti immagini. Tu immagini di un coso del genere che ti viene di botto. Vabbè, di corsa. Vabbè, mi è venuto di botto di corsa a casa, sì. Non penso proprio. E quello chi è? Però non ho capito la cosa degli ibridi, non l'hanno spiegato per niente, questa secondo me è una cosa che nel libro la spiega. Sì, sì, sicuro. Che gli uomini sono quelli, alla fine della guerra c'era uno che voleva, che stava al potere e faceva questa cosa, come è salita un'altra persona che voleva fare, cioè che sembrava che volesse portare la pace, voleva portare esattamente la stessa cosa di quello di prima. Forse anche quello è scontato, perché alla fine il potere dà alla testa, a prescindere. Decisamente, scontato. Lo ha detto, il finale è scontato tutto. Cioè, però comunque immaginatevi un finale più da favola del mondo è quello. Vabbè, il finale scontatissimo poteva essere che Katniss uccideva Snow. Fine. No. Sì, vinceva una guerra, Katniss uccideva Snow e Katniss veniva letta magari. Tu questa era finale proprio scontata. Quando vedi il nero che fa non fidarti nessuno, là già capisci che deve succedere qualcosa. Sì, 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 sì. A parere mio, un ni, però più sul no. Per me da vedere sì, però magari non al cinema. Per me assolutamente sì, e da 1 a 10 l'8, cioè non è stato il migliore di te. Sei più. Okay.
Beh, con questo abbiamo concluso. Buonanotte e buone morte.